Buonasera, sono Valeria Liserre, una studentessa del liceo musicale Carlo Pisacane di Sapri. Questa sera siamo alle porte del Cineteatro Ferrari, dove fra qualche istante avverrà la quarta edizione del concerto di fine anno del liceo musicale Carlo Pisacane. Questo momento è importante anche per ricordare e far conoscere i numerosi successi che il liceo musicale ha avuto, ad esempio la partecipazione al concorso a livello internazionale a Verona, dove il Pisacane si è tuttavia classificato con numerosi primi posti. Siamo qui con Michela, dove questa sera farà la presentatrice ufficiale dell'evento. Come ti senti, Michela? Sinceramente molto emozionata perché è la prima volta e quindi c'è molta emozione in ballo. Ci potresti svelare qualche piccola anteprima del programma che verrà eseguito stasera? Allora, sicuramente ci saranno le orchestre come quella di chitarre, d'archi e fiati e poi sicuramente qualche altra sorpresina. Ok, grazie mille Michela. Adesso andremo a conoscere i protagonisti che hanno partecipato al concorso musicale a Verona. Siamo in presenza del dirigente scolastico Franca Principe. Buonasera, preside. Ormai per il liceo Pisacane è tradizione esordire con il concerto di fine anno. Che valore ha per la nostra scuola questa esibizione? Un valore molto grande, perché è la raccolta di tanto seminato. È il momento nel quale, nell'esecuzione e nell'offerta al pubblico, si evidenziano tutti gli sforzi pedagogici e organizzativi che gli studenti, le famiglie, i professori e la scuola tutta hanno posto in essere per arrivare a questi risultati. I risultati di questo liceo musicale sono eccellenti. Quest'anno abbiamo veramente raccolto premi sia nelle competizioni provinciali, regionali, di livello nazionale, anche su numeri elevatissimi di concorrenti, circa 4.000 concorrenti per esempio al concorso nazionale di Verona. Questo non può che rafforzare il nostro intento di proseguire su questa strada. Io sono orgogliosissima perché, come sapete, ho fortemente voluto questo liceo nel territorio e sicuramente questi talenti sapranno farsi apprezzare in Italia e anche all'estero. Mi viene in mente una riflessione del maestro pianista Lucchesini: i musicisti del sud hanno nell'anima qualcosa che viene fuori dal loro territorio, dalla loro cultura, dalle loro tradizioni, che li rende speciali. Ecco, io queste emozioni le avverto dal liceo musicale di Sapri e sono sicura che stasera, al quarto concerto di primavera, il pubblico sarà felice, riuscirà ad ascoltare e ad avvertire queste vibrazioni. Devo anche dire che nella serata del concerto si esibiscono i ragazzi di tutte le classi, prima, seconda, terza, quarta e quinta, quindi non solo coloro che sono già avanti negli studi, ma anche i ragazzi che hanno appena iniziato. E poi abbiamo una sezione dedicata alla diversa abilità che ci dà una grande soddisfazione, perché attraverso la ritmica, io dico sempre, l'ho detto poc'anzi quando ho assistito alle prove, noi lavoriamo con il ritmo e usiamo il ritmo del cuore. Quali sono i progetti futuri che ha programmato per il liceo musicale? L'anno prossimo il liceo musicale lavora su una progettazione di piano di offerta di integrazione forte con le discipline curriculari, l'italiano, la filosofia, il latino, che inseriremo come specialità particolare del Pisacane di Sapri, e lavoreremo per portare i ragazzi in un contesto internazionale, quindi nel confronto con la cultura europea, in particolare l'Austria e la Germania, la Francia, e poi vedremo nel tempo di andare anche verso il jazz e il musical, cioè delle forme contemporanee di musica, ovvero verso l'America. Grazie mille, preside. Sara, da 1 a 10, quanto sei emozionata? 7. È stata un'emozione più grande Verona, più che questo, quindi diciamo che l'ansia... E a Verona, a livello di ansia, come è rimessa? 10, 11, 15, troppo, tantissimo. È stato pesante. Certo, è il mio amore grande, il violino. Ecco. Siamo alla presenza del primo flauto dell'orchestra, della Wind Orchestra, sì, del Pisacane. Maria, tu sei 5 anni che hai frequentato il liceo musicale.
Questa esperienza com'è stata per te? Qual è il ricordo che porterai per tutta la tua vita del liceo musicale? Sicuramente è stata un'esperienza bellissima che mi ha permesso di vedere posti nuovi in ambito musicale e quindi appunto coltivare la mia passione, come lo è stato per me, lo è stato anche per gli altri. Infatti noi abbiamo visitato vari teatri dove ci siamo esibiti, abbiamo suonato, abbiamo conosciuto altri ragazzi appartenenti ad orchestre di altre scuole, quindi è stato anche un modo di conoscere altri musicisti e quindi sicuramente è questo ciò che rimarrà nei miei ricordi, insomma, la conoscenza di un mondo che mi appartiene, ecco. Grazie mille Maria. Ciao. Che cosa ne pensi del concerto di fine anno? È un grande onore per noi del musicale, appunto perché tutto l'anno ci siamo impegnati appunto a studiare tra orchestre, orchestra di chitarra, di fiati, violino, perciò è un grande evento. Oltre abbiamo fatto i concorsi sia a Verona, a Sanremo, a Campagna, anche per la rappresentazione all'Auditorium. È una bella esperienza per noi del musicale e comunque vada, sarà un successo. Grazie Francesco. Il Pisacane Wind Orchestra ormai è l'apoteosi del liceo musicale di Sapri. Che cos'è che caratterizza questa sezione? Allora, Calavarese è troppo buona, anche perché sei una delle componenti migliori della nostra orchestra. Allora, semplicemente tanto lavoro da parte dei docenti, tanta pazienza da parte degli alunni, ma soprattutto la loro capacità tecnica e musicale e soprattutto, oltre a questa, la cosa più importante, il cuore con il quale, l'anima con la quale loro eseguono i pezzi e condividono l'esecuzione musicale sul palco. Grazie mille. Verona, in tre parole, che aggettivo useresti? Senza dubbio una bellissima esperienza, indimenticabile sia dal punto di vista musicale, dove abbiamo conosciuto una gran bella realtà, ci siamo confrontati con altre scuole, con altri compagni, e anche dal punto di vista, come dire, senza dubbio di divertimento. Abbiamo passato 4 giorni bellissimi con i compagni, con i professori, che sono stati nostri tutor dal punto di vista musicale e nostri amici, se possiamo definirli tali, perché hanno fatto senza dubbio il loro dovere come fanno sempre e hanno permesso a noi di fare questa bellissima esperienza. Quindi ringrazio gli organizzatori, ringrazio la scuola e ringrazio anche gli amici. Viva, viva il Carlo Pisacane, viva la musica e viva le belle esperienze. Bravo! Tu sei... Complimenti. Grazie, complimenti, Pessila, complimenti. Mettere un 10 ad un suo alunno, ci potrebbe svelare nome e cognome? In anteprima? No, non si può. Forza, non faccia la timida. Quindi mi lascio immaginare. Buonasera professoressa, che cosa ne pensa degli alunni del liceo musicale Carlo Pisacane di Sapri? Sono stati una bella scoperta, per me che insegno inglese e non musica, quindi... È stata un po' dura all'inizio, però poi dopo siamo andati più che d'accordo. Infatti stasera partecipo con molto piacere all'evento. Grazie mille. Grazie a voi. Maria Daniela, tu fai parte dell'orchestra di chitarre del liceo musicale e quest'anno per la prima volta avete raggiunto un importante traguardo a Verona. Parlaci di questa esperienza. Sì, per la prima volta abbiamo vinto il primo premio ed è stato comunque un grande risultato dopo mesi e mesi di lavoro, anche perché quest'anno abbiamo avuto nuovi prof, quindi è stato un bel traguardo. E visto che tu ormai sei al 5º anno, qual è il messaggio che vuoi lasciare ai prossimi allievi del liceo? Sicuramente il liceo musicale di Sapri è una bellissima scuola,
dove si incontrano delle persone fantastiche ed è una grande famiglia. Grazie. Tutto, ci prepariamo, bellissimo, poi sarà. Allora.